Buongiorno a tutti, oggi andremo a fare un nuovo circuit training lavorando su gambe, petto, addome, spalle, lombari e così via. Ogni esercizio dura 30 secondi e andiamo a ripeterlo per 4-5 volte. Iniziamo! Un bel affondo di 30 secondi, teniamo, andiamo a far vedere come andare a fare un affondo, teniamo 30 secondi, non c'è bisogno che scendiamo, possiamo tenere anche leggermente sospesa un po' più sulla gamba, portando indietro il busto e sentir lavorare tutto sul quadricipite. Teniamo, cambio. Sentiamo lavorare sulla parte del quadricipite, gluteo e lascia. Andiamo a lavorare un tricipite, ok? Plantare a terra, su, ok? Palmo della mano dietro il gluteo, vado a semiflettere il braccio e salgo. Via, 30 secondi. Trascorsi 30 secondi, immediatamente saliamo su in piedi, skip gamba alta. Trascorsi 30 secondi di skip gamba alta, a terra andremo a lavorare tutta la parte della schiena, lombari, ok, gluteo e così via. Perciò ci mettiamo in questa posizione, scendo, allungo le braccia, sollevo la gamba sinistra, braccio destro e così via. 30 secondi. Guardo verso il basso, mi raccomando. Ancora, trascorsi 30 secondi, andremo a lavorare una ruotazione. Sollevo sulle gambe, sulle braccia, ruotazione. Tocco verso il lombare, ok, palmo della mano che si toccano e ritorno in avanti. Avanti. Ancora. 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 Trascorsi 30 secondi, lasciamo, andiamo a lavorare sul plank. Tengo. Andiamo. Mi raccomando, schiena dritta, addome ben ritratto, le braccia sono in linea con le spalle. E lascio. Ok, trascorsi 30 secondi, andremo a lavorare il petto. Scendo, tocco terra e risalgo. Via. Su. Ancora. Su. Chiudo. Diamond push adesso. Anche questo. Il diamond push lo andremo a lavorare gomiti stretti e in apertura delle braccia come le nostre spalle. Ok, io spero che vi sia piaciuto e spero di rivedervi con un nuovo circuit training al più presto. Un abbraccio ragazzi.